Coniglio schizofrenico. No. Serpente in grino. Chi se ne frega di come mi chiamavo, va? Ok, adesso che devo fare? Controlliamo. Ah, Trudy, ah sì, la MILF. Ok, allora, ah, Good Springs, Gorilla Clemente, ecco come mi chiamavo, Gorilla Clemente. Gorilla Clemente. Oh, guarda un po' chi si rivede. Chuck, vecchio schizofrenico, pazzoide, lancio dinamite del cazzo. Ma che bel cappello che hai, mica me ne ero mai accorto, sa? Ah, bello, gustoso, fammelo un po' leccare. Sì, sembra buono. Sai cosa? Ho deciso che ti ucciderò, come reagisci alla cosa? Ah? Ah? Mi fai troppo pena, ti ucciderò subito. Sarà un piacere. Prendiamo la mia arma buona. Ok, vecchio. Mi spiace, ma il tuo cappello deve essere mio. Per il bene di qui. Merda! Non deve vedermi. Vecchio, ti ho appena sparato tre colpi in testa e questa è tutta la tua reazione? Me la vuoi spiegare questa cosa? Eh? Sei immune ai colpi in testa per caso? Figlia di puttana. Bah! Oh! Spero solo il cappello. Dove sta il cappello? Cappello, no! Cosa ho fatto? Ho ferito un povero cappello innocente. No! Speriamo stia ancora bene. Prendi tutto. Sei sexy, Pete. Sei molto sexy. Oh, finalmente mi posso vestire meglio. Ho ucciso. Che è sta roba? Ho ucciso abbastanza gente per potermelo permettere. Ok. Entriamo, speriamo che nessuno mi abbia visto. Speriamo che tutto sia a posto e che la squacquera mi fili. Che se no so cazzi. Buongiorno. Sì! Ah, crimine perfetto! Oh, che si dice qua? Basta con le buone. Se non consegnate subito Ringo, io e i miei amici raderemo la città al suolo. Sono stato chiaro. Lo terremo a mente. Ora, se non vuoi comprare niente, fuori dai piedi. Ringo? Come quello dei Beatles? Che cazzo è successo qua? Chi sei tu? Trudy! Ah, sei te la MILF, eh? Niente male. Ok, dimmi Ma tutto. di certo non passi inosservato. Felice di incontrarti. Benvenuto al Prospector Saloon. Passaggio di livello. Solo perché ho parlato con una MILF. Mi piace sto gioco. Wow, allora ho parlato alla MILF e mi ha offerto di occuparmi di qualche altro problema di paesino, tipo Powder Gangs e Ringo. E John Lennon e queste stronzate qua. Ma io voglio direttamente andare a fare la quest principale perché mi interessa di più. E sono livellato! Quindi già. Armi. Arriviamo a 40. Poi direi che mi interessa scasso. Non più di tanto però. Medicina. E che altro? Furtivo già. Boh. Ah, adesso devo scegliere una perk, un'abilità. Oh, esperienza facile.
Grazie, Trudy. Sei un tesoro. Sì, lava quella scrivania, dai. Lavala per bene. Spam! Guarda, hai lasciato una macchia. Lavala, Trudy. Lava quella macchia. Che cosa hai da guardare, Trudy? C'è una macchia qua. Lavala! Lava la macchia, Trudy. Trudy, non farmi arrabbiare, eh. Non farmelo fare, Trudy. Pam! Me l'hai fatto fare, Trudy. Un'altra pistola, vado matto per le pistole. No, sarebbe rubare, meglio di non. Basta così. Basta così, ho già fatto abbastanza così. Oddio. Adesso io me ne sto per andare. Credo, vediamo le missioni. Chiedi informazioni dell'amministratore. Il tuo incarico opzionale, parla con Victor. A Goodspring trova gli uomini che hanno cercato di ucciderti. Ah, bene. Una quest del tutto aperta che non mi porta a nessuna parte. Buongiorno. Beh, Sunny, io sto andando per un lungo viaggio. Squacquera mia bella. Che cosa hai da dirmi prima che me ne vado? Ehi là, ti fermi a... No! Te l'ho appena detto, genio. Certo, prendi la strada a sud-est fuori città fino a che non incontri l'autostrada. Prima è la città con le montagne russe, tutto a sud, oui, non puoi sbagliare. Sì, montagne russe. Le pattuglie dell'RNC fanno un ottimo lavoro nel mantenere l'autostrada libera, ma se fossi in te, fuori dalla strada probabilmente ti imbatterai in animali selvatici ostili. Il mio consiglio sarebbe... Cavallette di nuovo? Ma scommetto di sì. Al massimo ci sarà una mega cicala gigante, ne sono sicuro. No, lavoro neanche per sogno. Beh, addio. A presto. Addio, squacquera mia. And I... Stai zitto. And I will always love you. And I will always love you. Bene, questa è la strada. Per casa. Direi che bisogna andare. Incamminiamoci. Ponzi, ponzi, paronzi, paponzi. Ponzi, ponzi, paronzi, paponzi. Pam! Chi è quel tizio là? Salve, chi è lei? Quale diavolo è il tuo problema? Oh, è quello di prima, è il rompipalle che conosce Ringol. Aspetta, non me ne frega niente, io voglio andare a trovare quelli che mi hanno seppellito. Non me ne frega niente di te, di Ringo e di tutta la tua band del cavolo. No. Aspetta, fammi controllare la mappa, non ho ben capito dove sto andando. A Prim? Questo è Prim, scommetto. Ok? Ok. Ho capito. Oh merda, ho aperto di nuovo quella cosa là. Ah, la console comandi, vaffan bene, non so come toglierla. Ogni volta la stessa... Mentre registro, no, la console comandi. Ok, ho capito come funziona la console comandi. E perché adesso sto camminando estremamente lento? Dai! Corri! 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 Mancano solo 1.466.000 per cazzo è. Sto sprecando munizioni pure. Ehi, aspettiamo, magari succede qualcosa. No, ho atteso un'ora in quel posto e continuo a camminare come un deficiente. Cosa ho premuto? Oh. Ah, ho capito. Ok. Ci sono, scusate. Non succederà più.
Direi che è meglio seguire la strada. Wow. Finalmente dei posti nuovi. Non vedo l'ora di arrivare in quel posto con i casino, con le strip e con le spogliarelliste, le strip, e il gioco d'azzardo, le strip, e le strade luminose con neon, le strip, e poi le stripper, e che altro? Direi che è tutto. Oddio, che è? Oh. Ah, le montagne russe! Eccole. Chi è sta gente? Oh. She said I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. All the